Dentro un crocevia storico è il titolo del nostro seminario, e dentro un crocevia storico troviamo sicuramente, tra le tante cose, la questione del lavoro. La questione del lavoro con la pesantezza, con la gravità delle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici. Quindi, naturalmente, come tutto l'avete visto anche nella grafica, tutto il seminario è appunto un crocevia tra situazioni di enorme difficoltà cui tutta l'umanità sta andando incontro, e al tempo stesso invece la speranza, la necessità, l'urgenza, come dicono i compagni della GKN, di rovesciare questo quadro e di riconquistare tutto quello che abbiamo perso, di riconquistare condizioni di vita, di lavoro, di esistenza, di ambiente migliori e rivoluzionari. E quindi dentro questo crocevia storico troviamo sicuramente titolo di questa sessione del seminario, la crisi del lavoro e la frattura sociale. Ora io vorrei cercare, e non so se ci riuscirò, devo affrontare il rischio di dire cose che tutte quante noi sappiamo bene, viviamo nella nostra condizione di lavoratori, di pensionati, di disoccupati, di precari, precarie. E quindi diciamo, però al tempo stesso credo che sia utile fare un quadro generale, mettere insieme le cose, riportare alla mente, alla memoria di ciascuno di noi tutti i vari pezzi di una sconfitta sociale profonda e duratura ormai da diversi decenni, e quindi con le conseguenze di queste sconfitte. La storia in questo senso è spietata. Le sconfitte si pagano, e arriva il momento in cui si pagano fino in fondo. Le stiamo pagando davvero tutte quante e tutti fino in fondo. Lo stanno pagando la generazione dei lavoratori, l'abbiamo detto, dei pensionati, lo pagheranno pesantemente anche rispetto alla loro prospettiva e al loro futuro le generazioni più giovani. I futuri lavoratori e lavoratrici, i futuri e le future, i disoccupati, disoccupati, precari e precari. Da tutti i punti di vista la situazione del lavoro è estremamente grave. Partiamo da quello che è diventato, come dire, urgente, immediato, visibile, in maniera ancora più violenta rispetto ai decenni precedenti, che è quello che riguarda i salari. Ora, è uscita, insomma, ha fatto scalpore, è ampiamente diffusa la statistica che ha mostrato nelle settimane scorse, un mese fa, mi pare, come l'Italia sia l'unico paese dell'Organizzazione della Cooperazione e Sviluppo che ha visto i termini reali sui salari in 30 anni decrescere. L'unico paese. Allora, 30 anni non sono un numero a caso, perché siamo nel 2022, il prossimo mese, peraltro, a luglio, festeggiamo, si fa per dire, il funerale, i 30 anni della concertazione. Allora, le sconfitte dei lavoratori forse in Italia hanno un'origine ancora più ancora precedente, cioè possiamo prendere l'evento simbolico della sconfitta alla Fiat, quindi siamo a 42 anni, possiamo anche andare uno o due anni più dietro, però diciamo sicuramente quella è una stagione, la stagione della concertazione è una stagione che il nostro paese ha affrontato, che i sindacati hanno affrontato in quel modo. 30 anni di concertazione non è preciso dirlo così, nel senso che in questi 30 anni ci sono stati anni in cui la concertazione è stata messa in crisi, ma sempre è stata messa in crisi per volontà dei padroni e per volontà dei governi che hanno assecondato i padroni, per poi ritornare quando agli uni e agli altri in qualche modo faceva comodo. Da luglio del 92 fino a oggi, 25 giugno 2022. Allora, l'immagine forse più efficace che a me viene in mente rispetto a questa situazione è quella del limone. La concertazione è stata un limone da spremere per i padroni e per i governi, e la disponibilità dei sindacati e della CGIL è stata un limone da spremere, che i sindacati e i padroni e il governo hanno spremuto tutte le volte che era necessario. Quando non ne avevano bisogno, hanno proseguito ancora più violentemente, o direi forse altrettanto violentemente, nel peggioramento delle condizioni del lavoro, e quando è stato veramente necessario sono tornati a prenderlo e a spremerlo, e il sindacato in questo è stato sempre disponibile. Forse dopo 30 anni sarebbe giunto il momento di fare un bilancio persino eccessivamente tardivo. Io ho fatto un'esperienza quando abitavo a Firenze col Social Forum,
in cui avevamo fatto, lì erano passati soltanto 10 anni, il bilancio storico e sociale della concentrazione che era totalmente, che era già allora totalmente negativo, non soltanto in termini di salari, ma in termini di diritti, di precarietà che era avanzata, di condizioni anche di democrazia dentro i luoghi di lavoro, di condizioni di sicurezza dei lavoratori, da tutti i punti di vista, e poi clamorosamente mostrato appunto un mese fa con quella statistica sui salari, una disfatta totale. Tutti quei passaggi concertativi, a cominciare dai primi, quelli del 92 con il governo Amato, del 93, ma anche qualche anno più tardi, il famoso pacchetto Treu, prima di essere la legge Treu, era un'azione legislativa concordata, concertata con i sindacati. Quello che viene considerata una delle leggi madri, primordiali delle condizioni di precarietà. E come sappiamo, molte altre sarebbero seguite successivamente. E come con Limone, a volte concertate, a volte non concertate, a volte concertate soltanto con CISL e UIL, a volte concertate con tutti. La situazione dei salari è sotto gli occhi di tutti, appunto, prima ancora della crisi energetica, la crisi di rimbalzo della pandemia. Ben strano, perché i costi delle materie prime e i costi energetici hanno cominciato a crescere prima ancora della guerra, come appunto il rimbalzo dopo la pandemia, ma non è che durante la pandemia fossero decresciuti così tanto. Quindi, come al solito, c'è una sorta di valvola di non ritorno, questo meccanismo reagisce immediatamente negli aumenti, nelle cose che condizionano la nostra vita, e non reagisce nel senso contrario, perché evidentemente c'è una classe che è più forte e un'altra classe che sta subendo. Quindi ora non lo sto a dire, gli aumenti della benzina, dei costi energetici, gli aumenti del metano, gli aumenti dell'energia in casa, domestica, insomma tutte le bollette, e poi di riflesso gli aumenti di tutto quanto. Cominciare, sentivo ieri, un piatto di pasta costa non 6-7% in più, ma un 15% in più, semplicemente pasta e pomodoro. Siamo quasi stancati a dirlo, servirebbe la scala mobile. Servirebbe la scala mobile, servirebbe realmente una legge sui salari minimi, perché sono anni che i contratti nazionali, diversi contratti nazionali, non assicurano nemmeno quello che c'è scritto nell'articolo 36, comma 1 della Costituzione, che richiederebbe una retribuzione per tutti i lavoratori e le lavoratrici proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, e comunque sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Questo c'è scritto sulla Costituzione italiana. E c'è una violazione profonda di questo, perché già oggi c'è una giungla contrattuale per cui tanti contratti non assicurano un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore, alla lavoratrice e alle persone di cui si fanno carico. E sarebbe necessario, però, anche lì, mentre parte un dibattito, tutto il dibattito sulla legge sul salario minimo è incentrato sul fatto che, mettiamola così, traduciamo così le parole del ministro Orlando, le parole di Visco, purché non serva realmente, diciamola così. Cioè, purché poi non arriva che poi mettiamo il salario minimo e dopo aumenta l'inflazione, ma si aumenta anche il salario minimo, per carità di Dio, no. Ora, intendiamoci, il salario minimo rispetto al meccanismo di indicizzazione di una legge sul salario minimo, che comunque ancora non abbiamo, è solo una parte del problema. L'indicizzazione andrebbe fatta su tutti i salari, su tutte le retribuzioni. In ogni caso, io credo che sia l'urgenza di garantire il fatto che un lavoro consenta la vita delle persone che lavorano, che a quella fatica che andrebbe anzi attenuata, che a quell'impegno corrisponda quantomeno la possibilità di vivere tranquillamente. Vado avanti, pensioni, insomma, anche qui io faccio, sono un militante politico, diciamo, quotidianamente da 30 anni, sempre questo 92, e credo che in 30 anni le riforme delle pensioni siano state più o meno altrettante, poco meno, 20 sicuramente. Ogni volta c'è qualcuno che riformava le pensioni che verrebbe da dire: ma guarda, lascia perdere, va bene già così, siamo già messi abbastanza male. E una dopo l'altra un peggioramento costante delle condizioni,
e continuano il sistema pensionistico a essere un bancomat per il governo. Cioè continua il sistema pensionistico, depurato dall'assistenza, a erogare prestazioni in quantità inferiori rispetto ai contributi pagati dai lavoratori. Quindi i lavoratori pagano ampiamente le loro pensioni e pagano anche qualcos'altro che dovrebbe spettare ad altri, e però invece lo pagano in pensione. Quindi questa storia andrebbe davvero, cioè i lavoratori italiani hanno, e le lavoratrici italiane hanno diritto a riconquistare un diritto alla pensione e un pezzo della riduzione del tempo del lavoro, perché riguarda il tempo del lavoro nella vita intera, e hanno diritto pienamente a riconquistarlo con un sistema retributivo, con la riconquista del sistema retributivo, con la difesa del sistema di ripartizione e con la possibilità di andare in pensione in un'età decente. Perché mentre continuano a dire che bisogna aumentare l'età pensionale perché aumenta l'età della speranza di vita delle persone, che peraltro però non aumenta in maniera omogenea, ai padroni aumenta di più e si mantiene con un vantaggio, gli operai muoiono prima, rimane il fatto che comunque sia la speranza di vita e buona salute, statistica ufficiale, resta allo stato attuale in Italia a 59 anni. Quindi significa che tutti gli anni che vanno da 59 fino alla pensione sono anni di lavoro in condizioni di salute difficili. E quindi andrebbe riconquistata anche la possibilità che uno a un certo punto va in pensione per riprendersi un pezzo della sua vita, per poter fare le attività che gli piacciono, gli interessi che gli piacciono, per poter fare militanza politica e sindacale. Noi attingiamo a piene mani, diciamo, a questa cosa qui, ma sarebbe il caso che ognuno e ognuna potesse farlo in condizioni positive. È urgente la riduzione dell'orario di lavoro per recuperare i diritti di cittadinanza, per recuperare la possibilità, come il discorso delle pensioni, di vivere, di non doversi sbattere continuamente tra un tempo del lavoro infinito e la necessità di recuperare da una fatica estrema, ma avere il tempo di poter coltivare le proprie passioni, i propri interessi, le proprie attività e naturalmente noi speriamo sempre la propria militanza, anche per non delegare da tutte le pensionate, diciamo così, per poterla fare maggiormente meglio anche noi. Diciamo, la vicenda GKN, per tornare ai tanti punti della situazione del lavoro, la vicenda GKN ha messo, se mai fosse stato necessario, luce sul problema delle delocalizzazioni, dei licenziamenti conseguenti alle delocalizzazioni, cioè dell'idea che soggetti nazionali, multinazionali che siano, fondo finanziario o non fondo finanziario, naturalmente il fondo finanziario aggiunge un elemento di gravità, però e tutti i soggetti che vengono nei territori li devastano, si succhiano investimenti corposi, si succhiano la vita delle persone grazie alle leggi che lo consentono e poi vanno via quando gli pare e piace. Allora, la proposta, abbiamo già detto, la proposta l'azione del governo, del Parlamento, sono assolutamente inadeguate, hanno finito per fare un libretto di istruzioni per come si fanno le delocalizzazioni senza rischiare magari che poi la GKN mi fa un'avvertenza e la perdono, però diciamo sì, e grazie a Dio, ma poi magari immagino ne parlerà anche Dario, loro invece hanno costruito un'altra proposta che è assolutamente interessante e che ci dice, ci dà in qualche modo una direzione su cui bisognerebbe lavorare. Devo dire, questa cosa della delocalizzazione della vicenda della GKN mi fa venire in mente anche un'altra cosa. Sappiamo, abbiamo vissuto anni di emergenza, no? Con la pandemia, con il governo che prendeva provvedimenti inauditi, l'impossibilità di uscire di casa, tutta una serie di cose che sono successe in questi anni, tutto uno stato di eccezione che c'è stato per anni, e il primo provvedimento, qualche misura eccezionale che è saltato via, è stato il divieto di licenziamento. Come dire, non poteva esserci un'immagine più plastica della situazione e della crisi e delle nostre sconfitte. Ed è ovviamente particolarmente grave che su questo ci sia stata una firma di un avviso comune della CGIL. Tanto a me mi ha colpito quando c'è stata la sentenza sull'articolo 28 della GKN, mi ha colpito perché leggendo la sentenza mi ha colpito il fatto che quello che ha consentito loro, oltre la lotta, anzi principalmente la lotta, ma in termini giuridici, il giudice ha messo nero su bianco che quello che gli ha consentito a loro di vincere quella vertenza giudiziaria sia stato
quello che è rimasto dello statuto dei lavoratori, articolo 28, la norma dello statuto dei lavoratori, gli accordi che in fabbrica loro avevano fatto, che ponevano tutta una serie di obblighi al padrone che il padrone non ha ottemperato, e poi c'è scritto nero su bianco che quell'avviso comune firmato dalla CGIL e CISTEROI dal punto di vista giuridico non valeva niente. Cioè il giudice si è preoccupato di dire che quella roba lì non è servita, è servito altro. Non ci poteva essere, come dire, immagine più clamorosamente evidente di quello che conta e quello che non conta, e quello che sarebbe veramente meglio che un sindacato come la CGIL, cui io stesso sono iscritto, non facesse. Quindi diciamo è necessario davvero, ho fatto una carrellata e temo di essere partito già un po' troppo lento sui tempi che sono previsti, ma appunto sul tema dei salari, pensione, occupazione, la necessità di una riduzione drastica di un orario di lavoro anche per favorire ovviamente l'occupazione di chi non ha un lavoro. E la necessità forse che anche che si provi a costruire un'economia, un lavoro che valorizzi il lavoro di cura, che in qualche modo anche quello che non fa profitto, anche quello che non è necessario all'occupazione capitalistica, possa diventare un pezzo di economia, un pezzo con diritti diversi da quelli esistenti finora, con un sistema pubblico che il pubblico sia in grado di valorizzare. Se penso semplicemente all'enormità dei problemi che affrontiamo già ora e che affronteremo ancora di più nei confronti della cura degli anziani, per esempio, o delle persone non autosufficienti, a quello che si potrebbe fare perché quel lavoro diventa un lavoro vero, di qualità, con tutti i diritti, con tutti i contratti, con tutte le retribuzioni vere, con la gestione del pubblico che non richieda alle persone, alle badanti, un sacrificio personale inimmaginabile, totale, totalizzante della vita, che appunto sulla cura degli anziani, delle persone non autosufficienti, dei bambini, e alla fine di tutto quello che serve affinché le nostre vite possano essere migliori, possa diventare un pezzo che dà lavoro alle persone, pubblico, garantito e che migliori alla fine la vita di tutti. E infine, non per ultimo, ma perché poi è la cosa più sofferta, il tema della sicurezza del lavoro, con un ulteriore aggravamento del fatto che quest'anno sono morti anche dei ragazzi di 18 anni, in alternanza scuola-lavoro, che è uno schifo di per sé l'alternanza scuola-lavoro, ma quando arrivano a morire i ragazzi davvero siamo più peggio di così, davvero non si può fare. A me, io ricordo ancora quando è morta Luana, siamo incontrati, c'era sia Diana che Dario. Dal palco ho sentito discorsi, soliti, inaccettabile. Beh, io ho avuto proprio un momento di fastidio, perché è vero che è inaccettabile che muoia una ragazza di 3 anni in una fabbrica tessile, è vero che è inaccettabile. E noi dobbiamo continuare a dire che è inaccettabile, ma qualcuno sui palchi forse dovrebbe smettere di dire che è inaccettabile, perché finché lo si accetta, e allora significa che non è vero che è inaccettabile, perché se è inaccettabile, veramente si comincia a pensare di fermare il paese finché non vengano presi tutti i provvedimenti che sono necessari, finché non venga istituito un sistema di controllo reale ed efficace, finché queste cose non succedono più. Allora si può dire che è inaccettabile. Allora si può dire che è inaccettabile. È inaccettabile perché non lo si è accettato. Non che si continua a dire che è inaccettabile e poi il giorno dopo lo si accetta nuovamente. Tra l'altro sui temi della sicurezza, in quello stesso periodo, un anno fa, questo modo, c'è stata, anche se quella era più, c'è stata anche un'azione di squadrismo padronale, ma mi viene in mente la morte di Adil, quel sindacalista che è stato investito dai sicari del padrone. Cosa incredibile, clamorosa, in qualche modo richiama ancora di più alla violenza di questo scontro. Sociale. E poi il Mezzogiorno, dove tutto questo avviene in maniera ancora più profonda, ancora più forte, ancora più drammatica, con condizioni di speranza del futuro ancora più gravi. Facendo ora
è impossibile, come dire, focalizzare un'attenzione specifica su tutti i settori. Dirò solo qualcosa a partire dalla metalmeccanica, la crisi dell'automobile, insomma, tutto quello che riguarda il settore dell'automobile, che è profonda, evidente. I compagni della GKN l'hanno sottolineato più volte. Loro hanno fatto la loro lotta, noi insieme a loro facciamo la lotta perché questa necessità di insorgere si generalizzi. Però forse il governo si sarebbe dovuto interrogare, no? Si sarebbe dovuto interrogare su che cosa significa quell'azione lì, che cosa fa la Fiat, Stellantis, quale ruolo ha e quale ruolo avrà in futuro, se in qualche modo questo settore non rischia di scomparire sempre di più dal nostro paese. Dentro un processo di scomparsa industriale che va avanti ormai da molti decenni e che però comunque sia consente all'Italia di avere ancora settori, diciamo, fabbriche e stabilimenti importanti su questo settore. Ora, poi sia Ariana che Dario sono metalmeccanici, quindi mi danno di più. Giusto, magari due parole, giusto per citarlo, so, per non dire che non sono scordato, il fallimento di Metasalute, che oltretutto riguarda poi a metà, una cosa che mi interessa anche professionalmente per il mio lavoro, cioè la sanità, il fallimento di Metasalute, insomma il fatto che abbiamo cominciato, fallimento nel senso fallimento dei fatti, cioè il fatto che abbiamo cominciato a chiedere ai lavoratori di pagare una cosa che gli è stata data dicendo che era già un pezzo della sua retribuzione e doveva essere contento, insomma. Sembra una cosa davvero che pagano, finiscono per pagare tre volte questa storia. Cioè uno ha bisogno di cure, la paga tre volte, la paga perché paga le tasse e avrebbe diritto a una sanità pubblica, la paga perché non gli danno aumenti salariali e poi la fanno ripagare perché mettono un sticker anche sulla sanità privata. Fantastico, un genio, un complice. Qualcuno dovrebbe dire scusate, ho sbagliato tutto, facciamo proprio tutto all'incontrario, oppure me ne vado, o entrambe le cose. C'era tornata dei rinnovi dei contratti pubblici, è stato già rinnovato quello delle funzioni centrali, c'è già la firma dell'intesa sulla sanità, comparto sanitario, sanità non dirigente, sanità pubblica non dirigenti. Ora, sarebbero tante le cose da dire, invece vorrei essere veloce, però insomma vorrei dire, questa tornata del pubblico, allora, innanzitutto dice due cose, innanzitutto che non saranno recuperati 10 anni di blocco contrattuale che ci sono stati precedentemente. Nel contratto precedente ci avevano detto che era un contratto ponte, che avrebbe portato nel contratto successivo a recuperare almeno una parte sostanziosa di quelle quasi 300 euro perse mensilmente dai dipendenti pubblici per un blocco anticostituzionale, come certificato peraltro dalla stessa Corte Costituzionale, ma che comunque non ha consentito, chissà perché, di recuperare le risorse, i soldi persi per quel blocco. Quindi questo non è avvenuto, ormai lo si certifica, gli importi non coprono nemmeno l'inflazione di oggi, figurati se devo recuperare quello che abbiamo perso dal 2009 in avanti. Ma dice anche un'altra cosa, una tendenza sempre più grave si è vista già nel contratto, noi come era sindacata tra l'altro l'abbiamo anche scritto, l'abbiamo denunciato, si è vista già nel contratto delle funzioni centrali ed è ancora più pronunciata secondo me sul contratto della sanità, cioè il fatto che lo stipendio, gli aumenti nazionali, tabellari, quelli del contratto nazionale, sono sempre meno rilevanti rispetto alle cifre complessive. C'è un sacco di soldi, cioè sono tutta una serie di risorse, una percentuale grossa delle risorse che vengono messe, non un sacco di soldi, una percentuale grossa delle risorse che vengono messe, che andranno individualmente in un sistema che dovrà mettere i lavoratori uno contro l'altro ad accaparrarsi incarichi, posizioni organizzative, posti di responsabilità, tutta una serie di, appunto, di incarichi. E che la CGIL rivendica, cioè la funzione pubblica, la sua segretaria Serena Fiorentina, rivendica come un fatto di modernità. Lei ha talmente l'ansia di apparire moderna, più moderna dei moderni, più moderna di quelli che scrivono tonnellate di sciocchezze sul tema del lavoro,
che rivendica il fatto che, perché è bello sentirsi dire che il contratto avrà tutti degli aumenti che premieranno la propria responsabilità, però poi tradotto significa che alcuni lo avranno e tanti altri non avranno, dovranno stare su un contratto nazionale che non consente nemmeno di recuperare il tempo, i soldi persi. Stessa cosa riguardo alla scuola, istruzione sempre più subordinata alle esigenze delle imprese, con l'alternanza scuola-lavoro di cui si è detto, che oltre a mettere i ragazzi a rischio, li subordina alle esigenze delle imprese, ma tutto il lavoro sui programmi, le metodologie, i contenuti, calati dall'alto dalla scuola di alta formazione, sotto la spinta ideologica, poi magari ci sono diversi insegnanti qui, interverranno, spinta ideologica della Fondazione Agnelli, e quindi un percorso ad ostacoli per il reclutamento e per la stessa carriera professionale, quindi tutta una serie di condizioni che rendono ancora di più la scuola, che tentano di rendere ancora di più la scuola una roba loro, e non più la roba nostra con cui in qualche modo ciascuna di noi si è emancipata e ha cercato condizioni migliori per la propria vita, non soltanto per quanto riguarda il lavoro, ma la propria condizione per il modo di stare nella società. Le avvertenze in campo, va bene, l'abbiamo già detto per pubblico, ma non c'è un'avvertenza in campo reale, o meglio, la scuola perlomeno ha fatto uno sciopero. Noi andiamo avanti a questi rinnovi con uno sciopero fatto un anno e mezzo fa e senza mai continuità. Quindi c'è stato, Adriano ha scritto un articolo che ha dato conto di alcune cose che sono successe a Torino, a Mirafiori, ma prima ancora è successo a Pomigliano, di azioni di lotta da parte è sul nostro sito l'intervista che Adriano ha fatto a Pasquale, Togliacono, e quindi per brevità rimando a quello. E naturalmente la sanità richiederebbe davvero uno scatto in avanti. Guardate, l'abbiamo scritto più volte, ora magari ne faccio un cenno di un minuto. La situazione è veramente pesante. Perché il PNRR serve ad altro, diciamolo così. E nella migliore dei casi porterà uno degli investimenti sulle strutture sanitarie, sulle apparecchiature, che in gran parte temo che andranno verso il partenariato pubblico-privato, quindi comunque la costruzione con il sistema del project financing che in tante regioni, sicuramente in Toscana, è ben conosciuto in maniera nefasta, ma soprattutto mancano le risorse, mancano i soldi per assumere infermieri. Guardate che l'Italia è ancora vigente, allora c'è una legge che ha previsto negli anni che la spesa per il personale sanitario non potesse superare quella del 2004 decurtata ulteriormente dell'1,4%. Poi nel 2019 questa norma è stata molto parzialmente modificata, alleggerita, dicendo, ministra Grillo, il primo governo, dicendo che si poteva prendere a riferimento il 2018, col fatto che se però dal 2004 al 2018 tu hai decurtato, in realtà l'importo del 2018 normalmente è ancora inferiore. Poi magari in alcuni casi non era stato così perché le regioni avevano sforato, c'era una norma di salvaguardia che diceva che potevi prendere la migliore dei due dati, cioè o restavi sul 2004 o meno l'1,4% 2018, in alcuni casi questo alleggeriva, ma alleggeriva evidentemente in maniera, proprio un fatto aritmetico, estremamente parziale. Ora c'è ancora questa possibilità di eccezione, però questa informazione non è uscita sui giornali, io la so in quanto RSU perché me l'ha comunicata il direttore amministrativo in vista di un tavolo che abbiamo la prossima settimana nella mia azienda, ma riguarda intanto tutta la Toscana, ma ho il sospetto che non riguardi soltanto la Toscana, cioè il fatto che la regione toscana ha detto no, quelle risorse in più noi non siamo in grado di mettere perché abbiamo un buco di bilancio su tutte le aziende sanitarie. E quindi continua a essere così, ma questo è solo un pezzo del problema. Quello che risulta evidente è che i soldi per la sanità, per l'essenziale, cioè per aumentare le prestazioni, per dare lavoratori alle strutture che eventualmente saranno costruite, non ci sono, continuano a non esserci, non hanno in mente che ci sia. Se uno guarda la spesa sanitaria per i prossimi anni, torna sotto il livello di prima della pandemia e quindi non ce la facciamo. Allora, non dico tanto sulla GKN perché voglio dire,
abbiamo Dario e siamo, come dire, contenti e felici di averlo qui e potrà parlare lui. Se lo sarà sentito dire mille volte, quindi come dire, non dico una volta in più, che per noi è una boccata d'ossigeno, proprio. Non soltanto la loro lotta, ma tornare con quello spirito unitario, con altre compagne e compagni, a fare le cose, andare in piazza, venire in fabbrica, a ragionare anche sui territori, le volte che i compagni sono venuti da Firenze a raccontarci la loro storia, a sostenere le cose che facciamo noi, quindi davvero, come dire, che c'è l'appoggio davvero totale rispetto anche al loro richiamo da uscire dall'emergenza e assumere l'urgenza delle cose che ci sono da fare. Una situazione rispetto, quindi appunto non aggiungo altro, ma perché mi sta già richiamando, dico ancora soltanto due cose, per mezzo. La situazione, lo stato delle organizzazioni sindacali, del movimento sindacale, di tutto quello che abbiamo, tutto quello di cui avremo bisogno in questo momento è terrificante. La CGIL si sta dimostrando totalmente inadeguata, la linea politica sindacale della CGIL è totalmente inadeguata a quello di cui ci sarebbe bisogno. Totalmente non ci consente di avere gli strumenti generali, generalizzati per fare le cose. Anche se poi lì dentro succedono delle cose, anche se poi lì dentro ci sono in realtà una logica parenna, insomma, che resistono. In ogni caso il nostro impegno, l'impegno di molte di noi, è significativo perché ci dà l'occasione di una discussione di massa, occasioni che non abbiamo in altre circostanze, anche dentro il congresso, anche dentro, come dire, la costruzione di un'alternativa che in qualche modo da un lato è colpita dalla stretta anche burocratica della CGIL, dall'altro lato però ci sta consentendo degli allargamenti, delle possibilità quindi di fare un lavoro ancora più ampio e più significativo, perlomeno comunque ci consente di continuare a tenere un punto, continuare a tenere delle battaglie aperte. In uno stato generale appunto comunque per cui la CGIL è quella roba lì che ho detto finora, con le difficoltà che abbiamo, la nostra speranza, la nostra volontà, il nostro impegno perché ci possa essere un'unificazione intanto tra le varie organizzazioni del sindacalismo di base, del sindacalismo conflittuale, che purtroppo invece continuiamo a registrare la sconfitta della nostra speranza, la delusione della nostra speranza e l'incapacità di queste organizzazioni sindacali, che pure, come dire, i SICOBAS anche a due passi dalla GKN fanno delle loro vertenze, l'azione repressiva violenta del governo ci segnala comunque come in qualche modo in quel mondo si vivano tutta una serie di vertenze importanti, la famosa pistola in accesso dell'USB, le lotte della logistica, insomma tante cose, però sicuramente, come dire, quello che sarebbe necessario sarebbe ulteriormente che queste cose si potessero unificare, che ci fosse un processo di maggior unità a cui collaborare anche quelli di noi che sono dentro l'area di minoranza della CGIL. Insomma, io credo che noi comunque sia, come dire, ci lasceremo da questo seminario con tutta una serie di urgenze, come vengono chiamate, tutta una serie di cose da fare, tutta una serie di impegni da fare. L'urgenza sta, io proprio, l'ho apprezzata molto quell'espressione, perché sta proprio nel fatto che noi possiamo chiederci se ce la faremo, se non ce la faremo, se siamo adeguati, se non siamo adeguati, se possiamo essere ottimisti o pessimisti, ma sono tutte riflessioni oziose. Noi lasciamo un mondo ai nostri figli, alle giovani generazioni che fa paura. Non dobbiamo chiedere, non possiamo chiederci se ce la faremo o non ce la faremo, se come dire, dobbiamo organizzarci, ma dobbiamo sentire l'urgenza che bisogna farlo per forza. Dobbiamo farlo per forza, perché altrimenti siamo morti già da ora, saremo morti, il pianeta vivrà condizioni inumane tra guerra, crisi ambientali, siccità, le cavallette, sono arrivate anche loro, le pandemie, quindi davvero non voglio rubare lo slogan a Dario,
ma insomma davvero c'è l'urgenza di insorgere, l'urgenza di cambiare, di trasformare il modo in cui viviamo completamente, totalmente. Scusate se mi sono preso qualche minuto.